pronto questa nuova sfida di oggi. State guardando i miei occhiali meravigliosi, non sono miei, fanno schifo, però sono di Chris, quindi Chris te li ridarò, non te li ho rubati, sei tu che li hai dimenticati in macchina. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono un po' stanchino, quindi non ci fate caso, però molti di voi mi dicono sempre che faccio magia con le carte, quindi oggi abbiamo deciso di fare magia con un'altra cosa diversa. Quindi con cosa possiamo fare magia? Io non riesco a riflettere così perché capite che c'è l'aria condizionata in macchina, chiaramente ormai voi lo sapete, è la migliore invenzione. Comunque ragazzi, adesso ci dirigiamo direttamente nel mio studio. A dopo. Quindi eccoci qua perché vi faccio vedere le magie col cellulare. Sì, esattamente, utilizzeremo questo che è un Samsung. Ora, non è importanza perché si può fare con qualsiasi tipo di cellulare. Considerate che quando ero piccolo nemmeno avevo un cellulare e adesso tutti i bambini di 5 anni già hanno uno o due cellulari. Questa cosa è ingiusta. Comunque ragazzi, passiamo. Ah, scusatemi, stavo dimenticando una cosa importante. Guardate cosa qui. Ta-da! Questo è il pacco che spedirò a Gaia, alla nostra vincitrice del concorso. Già qui dentro c'è la maglietta con una dedica, perché io le mantengo sempre le promesse. E quindi Gaia, mi raccomando, quando ti arriverà la maglia, posta una foto su Instagram. Posta una foto su Instagram e facci sapere come è questa maglia, ok? Vabbè, adesso mettiamo da parte questo e passiamo di nuovo alle magie. Bene ragazzi, adesso passiamo alla prima magia e abbiamo bisogno del nostro cellulare. Guardate, sono fatti di burro perché quando cadono si rompono per terra e subito si frantuma tutto il display, però è una cosa solida. Adesso prendiamo questo foulard, che è un foulard di seta blu. Fare una cosa così, tipo, devo mettere cosa? Camminare in maniera elegante così. Quindi prendiamo il cellulare. Guardate ragazzi, è un cellulare vero, cioè non è finto, non ha nessun buco, è un cellulare solidissimo, perché se te lo tiro in testa, regista, io ti faccio male, ok? Non sto scherzando. Adesso andiamo a mettere il nostro foulard qui. Proverò a fare una cosa incredibile perché non è per niente facile, ma ragazzi guardate che il foulard passa attraverso il display del nostro telefono. Guardate ragazzi, perché adesso vi dimostrerò che è un cellulare vero, però non vi posso fare vedere il mio codice di sblocco perché altrimenti se mi fregano il cellulare poi mi vanno a sbloccare il telefono e guardano tutte le mie foto sex. Questo non me lo posso permettere. La privacy prima, la privacy prima di tutto. Sono sempre un top nell'inglese. Adesso passiamo al secondo effetto e abbiamo bisogno anche di un palloncino giallo. Non perché il giallo sia il mio colore preferito, ma perché era l'unico palloncino che avevo al momento. Quindi è una cosa bellissima. Ai, maledizione, sti palloncini, devo stare attento. Comunque ragazzi, andiamo a gonfiare questo palloncino perché adesso vedrete cosa succede. Scusate, sono un po' fuori allenamento. Dopo aver gonfiato il nostro palloncino, andiamo a fare una cosa bellissima. Vado a fare questa cosa incredibile. Vado! Speriamo che non si sia scassato. Non era quella la cosa incredibile, lo rifacciamo. Prendiamo il nostro telefono. Guardate ragazzi, perché non è una cosa per niente semplice. Proverò a fare questa cosa, ragazzi, veramente. David Copperfield. David, devo migliorare l'inglese, regista. Non va bene questa cosa perché poi i bambini pensano che sia io un ignorante. David Copperfield si stupirà sicuramente quando vedrà questo video. Un'ultima gonfiatina che non fa mai male. Adesso, incredibile. Quante volte l'ho detto incredibile oggi? Tipo 26 volte, vero? Adesso, incredibile, andiamo a mettere il cellulare qui e guardate, sentite. Il telefono finisce all'interno del nostro palloncino. E guardate, perché per tirarlo fuori dobbiamo spacchettare il palloncino. Ah, che schifo, perché dentro il palloncino c'era tipo la saliva e quindi si è un po' schifato tutto. Regista, ma lo puoi pulire nella tua maglietta? Dai, per favore. Solitamente a noi maghi chiedono se possiamo fare apparire dei soldi. Guardate, col cellulare si può fare, lo potete fare anche da casa. Se andate a toccare, vedete? Appare una monetina da 2 euro sul display. Starete pensando, ma questa non è una magia? Che magia è? Una magia cretina, perché sono 2 euro all'interno di un display. Avete ragione, però datemi un po' di tempo perché sono un mago e ho bisogno di pensare. Questi 2 euro in realtà si possono anche muovere. Guardate, sbatto perché è una parete e non riescono a uscire. Il momento in cui si fa così, perché si possono muovere, poi uno, due, oppla! Oh my god! Con questi 2 euro, regista, ti puoi andare a comprare il gelato, guardate. Cioè, sono vero 2 euro, perché io sono un mago generoso. Io non faccio le magie per me, io faccio le magie per gli altri. Adesso facciamo l'ultimo gioco. Scheremo la tecnologia, ovvero il nostro cellulare, con le carte, ok? Quindi io farò una previsione. Mi raccomando, regista, faccio una previsione e quindi vado a prendere una carta.
una carta che secondo me potrebbe essere bella, importante. Questa ce l'ho, regista, l'ho presa. La metto da parte, regista, ok? La poggio qui, sul tavolo. Togliamo il mazzo che non ci serve più. A questo punto, regista, ho scaricato un programma che permette di fare una scelta totalmente libera, ok? Quindi abbiamo questo programma che si trova pure nel Play Store, non mi ricordo come si chiama. Perché adesso tocco così e le carte cominciano a scorrere. Quando tu regista, perché io non voglio fare nulla, toccherai il display, selezionerai una carta, ok? Io qui c'ho la carta che avevo messo da parte. Ti chiedo per favore con una mano se puoi toccare il display. Ce la fai? Vai. 10 di picche, regista, ti piace il 10 di picche? Va bene? Tu hai scelto il 10 di picche. Per la prima volta, guarda che carta avevo messo da parte. E poi facciamo partire il classico. Me l'hanno fatto quelli, i bambini che stanno giocando fuori, già lui. Perché qui abbiamo il 10 di picche, incredibile. Smowing every day. Scusate ragazzi, ma io quando faccio ste cose poi mi gaso in una maniera incredibile. Perché no, non riesco a credere nemmeno alle magie che faccio. Perché sono forte, perché sono bravo, perché sono... Perché mi faccio pure le pernacchie da solo. Ogni tanto devo portare dei video magici sul canale. Vi ricordate il video che ho fatto con l'uovo magico con la bottiglia di Coca-Cola, che vi è piaciuto tantissimo? Siamo andati in spiaggia. Io voglio portare sempre questi video perché mi piace fare magia. Io voglio venire a casa vostra a stupirvi tutti. Voglio fare le magie perché sarete voi ad essere stupiti. Comincerò a incontrare piano piano tutti voi e verrò a casa vostra. Ho sputato ragazzi, non lo volevo fare. Verrò a casa vostra a farvi le magie. E quindi mi raccomando, qui sotto commentate, scrivetemi se volete me a casa vostra a stupirvi per una magia. E poi faremo un bel video insieme e lo caricheremo qui sul mio canale. Perché tutti voi mi chiedete quando ci incontriamo. Io invece voglio incontrarvi tutti, voglio fare felici, voglio fare le mie magie. Maledizione, perché voglio fare questo. Ora le raccolgo, regista, cioè non sono lasciato prendere un po' dall'allegria. Comunque se mi volete ai vostri eventi, contattatemi all'email che c'è qui sotto, vitomagician@gmail.com. Aspetta che mi scordo. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, pollicciate come vichinghi, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e attivate la... Così la voglio fare, così, regista. La campanellina. Seguitemi su Instagram per non perdere le mie stupidissime storie. Che poi ragazzi, su Instagram voglio arrivare a 10.000 follower, in modo tale che poi mi sbloccano lo swipe, quello... È uscito un nuovo video, swipeate per vederlo. Per questo video di oggi è tutto, al prossimo Vito. Ciao! Tanto devo raccogliere le carte. Wow!